piccolo indiano è molto impaziente. Ha appena compiuto 7 anni. Oggi riceverà il suo nome indiano. Il suo sogno sarebbe essere chiamato Coyote Intrepido o Aquila Coraggiosa. Ma per un nome così bisogna innanzitutto compiere un'impresa. Altrimenti ha proprio paura di finire con un nome tipo Formica Minuscola o Lumaca Bavosa. Con una voce profonda e solenne, il grande Sakem parla. Per meritare il tuo totem, prima che tramonti il sole, qualche cosa di straordinario compiere tu dovrai. Senza indugio, piccolo indiano fila attraverso la prateria. Catturare un bisonte selvaggio, questa sì che sarebbe una bella prova. Appiattito nell'erba alta, avanza con cautela. Ma all'improvviso, uno strano rumore esce dai suoi pantaloni. Catastrofe! La mandria di bisonti fugge. Mi chiameranno Bisonte Scoreggione, si affligge piccolo indiano. Ma non è nella sua natura scoraggiarsi. Gli serve solo trovare un altro piano d'azione. Quando il sole giunge al culmine, un'ombra vi si staglia. Ci siamo! Gli è venuta una nuova idea. Se portasse al grande Sakem una penna d'aquila, proverebbe il suo valore e il suo coraggio. Per 3 volte piccolo indiano prova ad arrampicarsi sulla roccia e riesce perfino a sfiorare una penna, ma finisce per cadere sempre sulle chiappe. Stavolta è sicuro, il mio soprannome sarà Chiappe Doloranti, piagnucola piccolo indiano. Fare qualcosa di straordinario decisamente non è alla portata di tutti. Non c'è tempo da perdere. Portare un dente d'orso sarebbe un'impresa pazzesca. E mi varrebbe un soprannome formidabile come Orso Intrepido. Piccolo indiano è astuto. Decide di tendere l'agguato alla belva appostandosi in cima all'albero dove l'orso ha l'abitudine di grattarsi la schiena. Se non che l'attesa è lunga e quando finalmente l'orso arriva e grattandosi scuote l'albero, un piccolo indiano addormentato gli casca sul muso. Piccolo indiano non ha neanche il tempo di afferrare l'arco che l'orso è già scomparso. Ora so quale sarà il mio nome indiano. Ghiro Stanco. Piccolo indiano è sconsolato. È in quel momento che ha un'idea. Un'idea pericolosa, un'idea folle, ma un'idea veramente straordinaria. Ha avvistato un carro nella valle. Se riuscisse a conficcare una delle sue frecce in un cappello da cowboy, riporterebbe il più bello dei trofei. Non gli dispiacerebbe essere chiamato Freccia Fulminante. Ai noi! Nel folle inseguimento il suo pony scivola e piccolo indiano si spiaccica nella melma. Cacca di vacca puzzolente, ecco chi sono! Lentamente il sole tramonta sull'orizzonte. Con lo sguardo basso basso e per niente fiero, piccolo indiano rientra all'accampamento. E tuttavia l'intera tribù accoglie piccolo indiano come un eroe e comincia la danza sacra ai piedi del palo del totem. Un pappa, un pappa, un pappa, un pappa, un pappa. Piccolo indiano non capisce. Il grande Sakem parla. Oh piccolo indiano,
tu non hai realizzato una, ma 4 imprese. Tu hai cacciato i bisonti minacciosi. Tu hai fatto scomparire la grande aquila che rubava le nostre provviste. Non rivedremo così presto l'orso crudele, ed erano diverse lune che nessuno metteva una tale paura ai cowboy. Da questo grande giorno imparerai che è dalle piccole azioni che nascono le grandi imprese. Inoltre, d'ora in avanti porterai con fierezza il nome di Volpe Forza Tranquilla.